conosciuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui nel Giardino dei Frati proprio perché vogliamo leggervi una pagina molto interessante del libro di Padre Marcellino Iasenzaniro, un confratello di Padre Pio, La missione di salvare le anime, testimonianze. Attraverso questo stralcio, questa pagina di storia, vogliamo raccontarvi anche quali erano le emozioni, le sensazioni, ma anche le sofferenze di Padre Pio, perché ad esempio a Padre Pellegrino Padre Pio manifestò un rammarico: qui vengono a confessarsi con il solo scopo di chiedermi una preghiera per le loro malattie, per i loro affari. La confessione, disse Padre Pio, non va avvilita così. Allo stesso tempo anche Don Probo Vaccarini, ovvero all'epoca era Probo Vaccarini, poi divenne, subito dopo che divenne vedovo, divenne sacerdote, papà di sacerdoti anche, manifestò anche a lui questa tristezza. Vengono quassù perché interceda per le loro comodità, la salute, un lavoro, un fortunato matrimonio, e nessuno mi chiede la vera grazia, che è quella di accettare con amore la contrarietà che il Signore permette giorno per giorno. Lo stesso Vaccarini ci presenta proprio un episodio molto significativo, ci racconta Padre Marcellino, che ci mostra tutta la coerenza che guidava Padre Pio nell'andare ad amministrare questo sacramento. Infatti Probo era diventato una sorta di commesso viaggiatore, raccoglieva un po' tutte le preghiere, le intenzioni di tutti coloro che vivevano nella zona, perché non potevano scendere, o qualcuno appunto ecco, chiedeva questa possibilità a Probo, che scendeva qui a San Giovanni Rotondo da Rimini e andava a parlare con Padre Pio. Ecco, lui racconta: una volta, per non dimenticare e per non fare quindi brutte figure, mi segnai su un foglietto un lungo elenco di domande da porre a Padre Pio, che non erano personali, ma di tutte queste persone. E in particolare, lui dice, erano 8 persone che mi chiedevano determinate cose. Quindi aveva una bella lista. Mentre mi confessavo, scrive Probo attraverso questa testimonianza di Padre Marcellino, il mio pensiero più che al sacramento però era rivolto a quel momento opportuno per andare a sottoporre questa serie di domande a Padre Pio e tutti questi quesiti. E allora Padre Pio, a cui non sfuggiva proprio nulla, si accorse della mancanza di Probo, e allora cominciò a diventare un po' più rigido, cominciò a diventare, ecco, burbero, dice Probo. Mi fece subito delle domande rapide, mi diede quindi la soluzione e subito, con un tono abbastanza forte, mi licenziò, dice: ora vattene, voglio proprio così. Probo non aveva avuto neanche la possibilità di poter reagire e ribattere per aprire il biglietto e cominciare a leggere. Infatti lui dice: balbettai, padre, ma agli amici che cosa devo dire? Allora subito Padre Pio cambia immediatamente atteggiamento, diventa severo e gli dice: e così si fa la confessione secondo te? O vai via tu o vado via io. Allora in quel momento, in quell'attimo, Probo rimase ancora lì. Padre Pio si alza e sta andando via. Fui preso da una grande angoscia che mi paralizzava. Padre Pio capì questo stato di grave disagio e si mise di nuovo a sedere e con dolcezza disse: vabbè, sbrigati, dai. Subito Don Probo guarda il biglietto, lo gira, lo rigira, lo aveva tra le sue mani, comincia a sudare, ma questo biglietto era sempre bianco, non riusciva a leggere, ovvero non c'era nulla da leggere, non c'era proprio scritto niente. Allora Padre Pio ancora si diventa insistente: voglio, dai, sbrigati, gli altri stanno aspettando, dai, leggimi queste cose che mi devi dire. Allora Don Probo cominciò a girare questo biglietto, ma niente, non riusciva a trovare nulla, il foglietto era bianco. A quel punto Padre Pio cominciò a sorridere e Probo Vaccarini disse: padre, io non ci sto capendo proprio più niente. Allora Padre Pio cominciò a diventare più sereno e gli disse: stai calmo, stai tranquillo. Cominciò a dargli 7 risposte, una dopo l'altra, senza che Probo parlasse. Non gli diede l'ottava perché disse: questa persona può venire qui a San Giovanni Rotondo e può direttamente parlare con me.